Minchia che deficiente. Cretino. Mannaggia. Aperto? Tu cosa non vuoi fare? Tu cosa non vuoi fare? Che cosa non vuoi fare? Questo pollo picca. Vabbè, tu lo sai perché sei già venuto. E mia moglie si è fottuta la maionese, però nel frattempo. E ci facciamo queste domandine, così io già ce ne ho una. Nel frattempo vado a pia la maionese. Cosa ami dell'Italia? Cosa amo dell'Italia? Innanzitutto direi l'arte. Nel senso, l'Italia è un paese talmente ricco di cose belle, tipo me, tipo te, che a volte le persone sono completamente assuefatte. Nel senso, è talmente facile passare accanto a qualcosa di bello in Italia e neanche rendersene conto, dove la differenza, per esempio, in Polonia è che ogni minima cosa viene valorizzata al massimo. L'Italia è così... Minchia, molto piccante, me lo ricordiamo. A me sta venendo la paranoia che non sono inquadrato. Aspetta che devo vedere. Per cui, la mia cosa preferita dell'Italia è indubbiamente questa. La assoluta ricchezza totale del paese, che è variato, è ricco. Non c'è un altro paese del genere al mondo. Non c'è niente da fare. La Francia. Certo, però l'importante è che non diciamo cazzate. Riguardo a me, la cosa che mi piace tanto dell'arte dell'Italia, ovviamente questa cosa dell'arte è giusta, però mi piace la diversità territoriale e biodiversità. Non la diversità razziale, etnica, no, territoriale. Territoriale, Italia etno stato sicuramente, implying Italian people are white. Guarda, rido anche da... Ovviamente, sì, per fare questo video abbiamo relegato le donne in un gineceo virtuale qua, quindi all'insegna del... Vabbè, mi porti sulla brutta... No, la diversità territoriale, perché secondo me... A livello etnico, no, sì, c'è diversità, però non la vedo ben amalgamata. Cioè, tipo gli americani, che chiunque può essere un americano. Io invece vedo sempre un po' di resistenza, che se uno ha la pelle nera, sì, sei italiano, però, insomma... Lo noto oggi a Napoli, nel senso che se tu non sei nato a Napoli, non sarai mai uno di loro. Mai! È un po' quello, è un po' quello il punto. Cioè, ne lo so, Balotelli è italiano se fa gol, se non fa gol iniziano a cadere le N parola. Cioè, nel senso, non lo so, è una cosa che non vedo. Però a livello territoriale, a livello anche biologico, c'è un sacco di biodiversità. E infatti si vede nel cibo, cioè c'è di tutto. Ed è assurdo, cioè quando mi chiedono sì, ma qual è la temperatura media in Italia, e io dico vabbè, dipende, cioè sopra le Alpi, a Palermo, eccetera. E mo, qual è la cosa che odi dell'Italia? Fermo, no, non lo dire, no, chiudono il canale. Ho una domanda, ciao. No. Una risposta, una intelligente e una stupida, proprio una di petto. Sai cosa ho pensato di petto? Il calcio. Di petto ho pensato il calcio. Nel senso che proprio un riflesso di certe cose che non vanno, cioè un tale investimento emotivo in una cosa che è completamente irrilevante. E invece ignorare completamente tante altre cose mi dà un fastidio... È interessante quello che dici, perché avevo letto un articolo su come, sai, alcuni sostengono, no, però lo stadio, aspetta, è un investimento per le comunità, perché smuove l'economia. In realtà, secondo questo articolo, mi piacerebbe ritrovarlo, non smuovi un cazzo di economia, perché crei lo stadio, è un imbuto per tutte le società, cioè rimane lì nell'economia del calcio, non si smuove niente, non crei niente. Quindi,
Sì, non lo so, in realtà lavoriamo un po' io lavoro nella pubblicità, tu nell'intrattenimento, un po' sparare su dei colleghi in un certo senso, gente che fa girare sponsor, però ha senso, il calcio è figo, però boh. Nel senso più lato ti oserei dire c'è un atteggiamento a volte. Come dici spiegarlo? Ho l'impressione che molte persone, ma anche politici, celebrità e tante persone, più che in altri posti, sono paraculo, nel senso non è colpa loro, non è responsabilità loro, è Uff, stato qualcun uff, altro. capisco perfettamente ciò a cui ti Cioè, stai riferendo. io ho una filosofia nella vita che penso che se. Io nel mio piccolo, forse sbagliando spesso, ma cerco di essere il cambiamento che voglio nel mondo. Il cambiamento climatico, per esempio. Per esempio, lo vorremmo delirio del complotto. Oddio, no, Madonna, no, 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 no. Mattia. La paraculaggine pure, va bene, abbiamo parlato tante volte A te anche, invece, infatti. ma un po', vivendo in Germania per tanto tempo, ho iniziato ad apprezzare il fatto che sono molto protocollari, molto quadrati. Secondo me deriva tutto dalla loro, filosofia protestante, per cui metto tutte le tesi qua e qui sopra, lo devi leggere, è tutto chiaro. Oltre al fatto che la Germania era un impero enorme, quindi devi essere esplicito. Non è come in Italia, che è una cultura a basso contesto, per cui devi sapere le cose. Cioè, i calzini bianchi non si mettono, scusa, ma perché? Il cappuccino, di pomeriggio non si beve, scusa, ma perché? E poi va a vedere, perché molti hanno l'intolleranza al latte, quindi di pomeriggio ti caghi addosso, quindi magari è meglio evitare. Cioè, tutte queste cose qua. Però una roba che mi fa incazzare dell'Italia, proprio non lo sopporto, è la gerontofilia, la gerontocrazia, cioè nel senso che tu fino ai 40 anni sei un guaglioncello in Italia. Cioè pure leggi giornali tipo un ragazzo di 35 anni è stato accoltellato a Roma. Cazzo, Ma certo, perché i ragazzi 35 non sono responsabili, sono pischelli, sono anni. guaglioli. Dici che è legato. Vedi? Può darsi. Però pure non lo so, penso che se veramente bisogna portare dell'innovazione, inventare delle cose non si fa perché altrimenti fai sentire stupido il vecio che c'ha i Minchia. soldi. Cioè, quindi, ma che vuoi far sentire stupido il mega direttore che non sa usare l'email e che chiede alla segretaria? Non lo saccio. Quindi sta cosa mi sta proprio sul caso. Infatti me ne sono andato. Forse in Italia si può invecchiare, ma da giovani è una merda. Comunque. Non sei zuffunnato di soldi per un motivo o per un altro. Anche quello in Italia si sa bene se sei ricco. Se sei povero, in Italia non sta bene. Negli Stati Uniti sta ancora peggio, però parlando dell'Europa. In quale paese si sta bene quando sei vecchio? In Costa Rica? Non lo so. Forse fino a qualche tempo fa in Portogallo molta gente andava. Non lo so. Comunque abbiamo preso una via molto Seria. intellettuale, seria. Quasi mi dispiace, abbiamo un'altra domanda. È Vai. un po' più cazzona. Inventa il tuo videogioco perfetto. Allora devo prendere i giochi che mi piacciono e trovare le imperfezioni. No, cioè, magari trovi dei videogiochi. No, non lo so come puoi fare, puoi farlo per analogia o per contrasto. Da buono sto pollo, me lo so finito. Vorrei uno Skyrim con l'universo ancora più ampio. Più espansione dinamiche, magari una linea temporale dove inizi da giovane, man mano cresci, cresci e ti Oh, Madonna. inserisci con una serie di risvolti. Oh, grazie, grazie, mio. Kimchi. Quindi a te piacciono i gioconi lunghi, grossi? Sì. A me non piacciono tanto, perché per me un gioco deve essere un'esperienza breve, deve essere. Io sono un po' alessandrino su tutto, mega biblio, mega cacon, no? Più fai grande qualcosa, più puoi sbagliare, devi fare le cose a cazzo di cane. Invece una cosa piccolina, puoi fare tutta cesellata, puoi fare un gioiellino, io la vivo così. A me piacerebbe tanto un gioco che sia semplicemente ambientato magari in una
inventato in Molise, ambientato a Termoli. Una piantagione in Alabama nel 1840. No. Vorrei vedere qualcosa ambientato nel sud Italia, ma magari un FPS, una cosa di avventura, però mi fa scazzare che... Oppure anche, ecco, un post-apocalittico ambientato in Italia. Perché io adoro Fallout, no? So, Italy. No, ma adoro... Sopravvivi! Adoro Fallout, la fantascienza, mi dico, ma perché gli alieni atterrano sempre, cazzo, in America? Ma fate una cosa... Gli alieni a Napoli. Madonna. Verrebbero distrutti in 20 secondi, dice mia moglie. Ma non a fatti a pezzi. Perché? Hai mai incontrato un po'? Ne ho sposata una. Che è appena vedono, wow, you belli sti tentacoli, do Daniele. Beh, mega male. Ecco, un post apocalittico dove puoi sbloccare tutte le cose del folklore italiano, tipo Pulcinella, e ti dà dei bonus. Tipo, se c'hai Pulcinella, puoi fare trattativa, così. Se c'hai se metti invece pantalone, la maschera di pantalone. Le maschere italiane contro alieni. Sì, le maschere italiane contro alieni. Ti metti pantalone, c'hai intelligenza più 10, perché sei dottore, no? Non ti metti colombina, c'avrai il carisma, perché... Vabbè. Insomma, è figo, no? È figo. Gli alieni scendono dalla navicella, ma in quel momento da dietro l'angolo arrivavano in pace gli alieni. Arriva Pulcinella su un cinquantino rubato senza casco che scippa qualcosa in mano all'alieno e corre via. Vabbè, però io saluto tutti gli iscritti napoletani che si saranno disiscritti a sto punto, sto pezzo di merda. Noi stiamo comunque piangendo per il piccante. Non ha già capito che hai detto. Tanto c'è la registrazione. Un saluto a tutti i fratelli ingiustamente incarcerati. Un saluto a tutti i frati ingiustamente incarcerati. Quindi a proposito di ingiustamente incarcerati, ingiustamente, il tuo momento preferito, la conspiracy theory a cui credi. Epstein non si è ammazzato. Perché, ma veramente dicono che si è ammazzato? La versione ufficiale è che si è ammazzato. Ma io pensavo fosse un meme, perché com'è possibile che si è ammazzato? La versione ufficiale è che si è ammazzato. No. Anche, cioè... Epstein non si è ammazzato. È un po', devo dire. Io sono molto, molto chiuso nei confronti delle teorie del complotto, perché sono cresciuto... in una casa anticomplottista, mia madre socia del CICAP e un sacco di libri, quindi ho sempre avuto un approccio estremamente scettico al complotto, al paranormale, e ciò mi ha anche educato da un punto di vista, come dire, io non salto a conclusioni, sono molto conservatore nel saltare a conclusioni anche nella vita, nelle cose semplici, no? Da un lato, per esempio, tra queste volte mi fa male, perché per esempio la mia compagna Veronica mi dice che io, per esempio, sono un po' fesso da questo punto di vista, non vedo la malizia nelle persone, perché io prima di saltare della malizia penso a tante altre cose, no? Perché se uno prova della malizia non ci rimisono il profumo di intesa prima, per dire, no? Però se c'è una cosa che assolutamente sono assolutamente convinto, l'hanno ammazzato per coprire i traffici di sessuali con i minorenni. Anche perché si è visto di tutto. Anna quanto picca. Mi ricordo quando uscì il nuovo Flight Simulator nel 2020, che ha un livello di dettaglio incredibile, tipo tutti quanti a volare sopra l'isola di Epstein. Cioè, prima cosa, tutti lì sopra, cazzo. Vabbè. Comunque sì. E tu? Guarda, sta cosa di Epstein. Ti vede il complotto in cui credo. Avrei detto Epstein, ti giuro. Per il resto, l'allunaggio, secondo me, è successo. Cioè, ci sono arrivati. L'11 settembre, secondo me, cioè, non è stato un inside job. Cioè, Kennedy? What about it? Si era ammazzato. Molti credono che sia stata la CIA a farlo fuori, queste cose qua. Non lo so, non conosco la storia abbastanza per dirlo. Diciamo Epstein, sicuramente. Non lo so. Ok.
credo, però non so se è una cospirazione o no, credo nell'operazione Gladio. Cioè, è successa secondo me. O dicono, no, non è successa, cazzo se ci credo. Quello Andreotti si è portato un peso gigante. L'operazione Gladio per me è successo. Spiega tante cose, cioè ha troppo senso. Mm. Poi... Sì, non è che mi forse una teoria del complotto, ma... Sì. Boh. Non lo saccia. A tal proposito... cioè, a proposito un cazzo. Cos'è che va fortissimo, che è molto gettonato, ma che non dovrebbe essere così gettonato, così... Sta venendo la paranoia, voglio vedere se sta... Ancora registrando, dici, ok. Una cosa che va fortissimo, ma che non dovrebbe. Il rap italiano, secondo me. Com'è? Un piccante. Non lo so, non mi piace molto il rap italiano. Sono delle eccezioni, però non lo so, secondo me proprio l'italiano come lingua non si presta molto come l'inglese, perché l'inglese è bello, c'è una bella proprio prosodia, il modo in cui l'italiano non lo so, lo sento e dico madonna potrei stare ascoltando una canzone in inglese, porca puttana, però... Da una parte penso pure, forse sto a rosicà, perché mi piacerebbe fare, ogni tanto ci dico, madonna, mo faccio un pezzo rap pure io, forse perché non tutte le volte che dico, questa cosa non dovrebbe andare, perché in realtà non mi sono mai misurato, poi mi misuro e dico, cazzo, però è difficile a farla, se poi l'apprezzo. Come cosa jolly dico, le cose in abbonamento, questo lo fa tutti, basta abbonamenti, siete dei, cioè, una cosa da maledetti... Riportate one payment una volta per tutte, basta, le cose in abbonamento sono... non ce ne può più, un dissanguamento. E mo tocca a te. Mamma mia. Hai detto due cose che sono abbastanza d'accordo, meglio il rap italiano non so, non ho mai sentito una canzone in vita mia, quindi... Un'altra cosa mi sta proprio sul cazzo che non capisco. No. Le robe soft porno su tipo TikTok, Instagram, le cose così. Minchia! Cioè, non la capisco, ma cioè c'hai internet, se vuoi vedere qualcosa di esplicito lo puoi vedere, perché devi andare... Cioè, è una cosa che io non lo so, premesso che ognuno può fare quello che vuole, però... Cioè, io non la capisco tanto, ecco. Ma, oddio, magari c'è anche chi lavora in OnlyFans e deve fare pubblicità, deve portare gente, forse sì. Però è una cosa che non apprezzo, perché nella mia quotidianità, cioè, tipo, apro il telefono in pubblico, mi sento un imbarazzo di, che fai, segui la tettona? Cioè, non lo so. Non lo farei. È una cosa molto italiana. Dici? No, la cosa che voglio dire io è una cosa molto italiana, ma la fissazione di dover comunicare le cose al telefono non per iscritto, cioè chiamami e te lo dico, ci dobbiamo vedere, chiamami e te lo dico, me lo puoi scrivere, io ho l'ansia delle telefonate, ho l'ansia delle telefonate e c'è tutta questa cosa in Italia di nascondere il più possibile quello che vuoi raccontare dal mio punto di vista. Scrivetelo. Perché non si riesce a essere espliciti a scrivere queste cose? Non so se è una buona risposta a questa domanda. Può esserlo. Guilty pleasures. Guilty pleasures. A parte il piccantissimo guilty pleasures. L'hard bass nella musica. L'hard bass russo mi fa piegare l'ascolto seriamente. Ultimamente YouTube mi ha detto che l'artista che più ho ascoltato era uno Spotify. Io l'anno scorso... Hard Bass School. Un altro guilty pleasure stranissimo mio sono le televendite. Madonna, sì. Io posso guardare per ore. Sì. Lo posso guardare per ore. Noi ce le guardiamo. Mettiamo su YouTube qualche televendita. Adoro. Ieri proprio ho visto che stavo a Napoli. A Napoli.
E c'era la gardenia dei fratelli Amato. C'era il signore che spiegava che 30 euro sono le pirofile. Erano 7 pirofile. 7 pirofile, 30 euro erano. Ma io ci ho pensato seriamente di chiamare. Adoro. Allora, io le vendite, ma perché in generale sono un grandissimo appassionato di marketing. Io guardo con grandissimo interesse le pubblicità e penso in che maniera trasmettono il messaggio. Lo capisco. La televendita, da un lato, è cringe, tra virgolette, cioè a volte sento imbarazzo, ma chi cazzo è che fa, cioè che compra sta roba? Però dall'altro lato mi diverte, mi piace, perché c'è una passione nel fare queste cose qua. Ma ha perfettamente senso, infatti, cioè il cringe non importa un cazzo. Alle volte, sai, quando mi confronto pure con gente che non ha molta esperienza nel marketing o con videomaker, eccetera, vogliono fare il video tutto quanto pettinato, cioè che è formalmente buono, dico no, non deve essere formalmente buono, deve fare buoni numeri. Alle volte capita di fare dei video fatti male apposta perché sembra più user generated content, perché esiste una cosa che si chiama perfection fatigue, cioè la spossatezza da perfezione. Tu stai su Instagram, scrolli, vedi sempre tutto perfetto, 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 vedi uno che è sgarrupato, sgangherato, c'è il telefono fatto male, la luce fatta male, dice ah, questo è una persona normale, mo lo ascolto. E invece i brand stanno alzando un po' le antenne, almeno i brand per cui lavoro io, perché insomma, ed è vero, cioè se fai video fatti male apposta, c'è un numero migliore. Per quanto riguarda me, guilty pleasure proprio assoluto, Federica lo può, poverina, Gordon Ramsay, Kitchen Nightmares, cazzo. Un cazzo di più. Ti giuro. Ma non è anche un guilty pleasure. Non è un guilty pleasure. Dico cosa di più scabroso, lui ha detto te le vendite. Più scabroso? Che c'ho di più scabroso? I film di merda. Proprio i film brutti. Stasera ci vediamo Enzo Sorrentino. Ma quello è un clad. Fra l'altro è una cosa che, una grande passione che ho con Mario Palladino, Sinergo, no? Quando scendo a Termoli in genere ci guardiamo i film di merda o facciamo i video di merda, insomma. Però dai, Gordon Ramsay, che c'è Nightmares, cioè una cotta per Ramsay, insomma, dai. Ah, pure un bello voglio, infatti gli dice quello che devi fare, va tutto male, arriva lui e va tutto buono dopo. È bellissimo. Io ho una fissazione a causa di queste cose, che è presente quei momenti dove non pensi a niente e vai in quel posto, no? Con la mente. Sai per me quel posto è? Io vedo, dire, ci sono dei bambini. Vedo un oggetto e penso... No, la bottiglia d'alcol no, mi demonetizzano, una porca puttana. Dai, togli, dagli sta cosa, che è? Io vedo un bicchiere e penso come sarebbe il nostro mondo se acquistare bicchieri da un network marketing sarebbe la cosa più cool e in che ci sia. E tipo, io fossi qui a convincerti di entrare nel mio network marketing che vendiamo i bicchieri, come ti cercherei di vendere questo bicchiere? Io ho una fissazione per il marketing. Come vendi sto bicchiere? No, è soltanto il nome qui, la Bonava, un'azienda talmente prestigiosa, tu ti puoi diventare un imprenditore individuale. Allora, perché la gente ha bisogno dei bicchieri in questo momento. Tu ce l'hai il bicchiere? L'hai comprato? Sì. Immagina adesso che ogni volta che qualcuno compra un bicchiere tu guadagni un euro. Pazzesco questa cosa. E questa opportunità può essere tua soltanto per 299 euro l'anno. Matti, non ci ho capito un cazzo. Domanda se... Oh, non ci ho capito un cazzo. Tu stavi a parlare. Io non ci ho capito un cazzo. Matti, ti voglio bene. Non ho detto che in questa fantasia sono molto bravo a vendere. Ah vabbè, allora rifacciamo in questa fantasia. Aspetta, vado a prendere il portafogli, ti do anche i dollari. Vai. Riproviamo, questa volta però ti riesce la vendita, vai. Piccante il minchia. Io sto sotto tutto il naso che un... Le mie lacrime sono principalmente... A te piace bere? Sì. E che usi per bere?
guarda, io in genere la bottiglia con le mani. Ma tu sei tanto. Allora, guarda, la Bonava, un'azienda innovativa, ha creato il bicchiere. Allora, io lo uso sempre costantemente, tutto il tempo, ma aspetta. Ma che è il bicchiere? Cos'è? Guarda, è un'esperienza di bere innovativa, perché non devi più attaccarti a un buco piccolo della bottiglia o usare le mani a coppetta, ma noi abbiamo creato una coppetta di ceramica. Ma allora, questo può essere tuo per soltanto 29,99. Soltanto. Però aspetta. Tu conosci la gente che gli piace bere? Tu puoi anche tu diventare un distributore. A me è piaciuto così tanto, io sono diventato un distributore di questa cosa. Guarda, statti zitto. To. Prenditi questi dollarones. State zitta! È tuo! Uè, state zitta! Via, i sordi! Uè. Stava a cascare nel rum e cola. Ma sei contento? Fa culo, Mattia. Ok, è andata bene. Come è stato? Ti è piaciuto? Assolutamente sì. Domanda a sorpresa, forza. Domanda a sorpresa. Non ti fregare i soldi. Ti vedo. Ah, ti devo dire una barzelletta, la devo dire. Finalmente posso dire una barzelletta razzista, perché siamo noi italiani, perché e noi polacchi. Esatto, sono italiani e polacchi. Siamo in Germania, quindi siamo una minoranza. Un polacco e un italiano sono in macchina. Chi guida? La polizia. La polizia. Perché sono persi, la polizia sta facendo un ultimo lavoro, il loro civico dovere di riaccompagnarli alle relative ambasciate. Sono appena stati a fare volontariato e adesso tornano. No? Fa ridere perché va tutto bene. Allora, avevamo fatto un po' di brainstorming di domande a cazzo di cane. Se devi rinunciare a lavarti i denti. Ti volevo fare un'altra. Devi rinunciare a lavarti i denti o a pulirti il culo con la carta igienica. Che cosa fai? Questo è facile, perché io sono italico. Rinuncio alla carta igienica perché uso solo il bidet. È questo. Tu? Sì, penso che pure io. Anche se c'è Veronica laggiù che mi guarda. Quindi sì, amore, il bidet è assolutamente la scelta corretta, non è innaturale e snaturato. Ma perché toccarsi è gay. È gay, ha perfettamente senso, grazie per averlo. Il vero uomo non tocca neanche il pisello quando pisce. Cosa con le bacchette? Quando vai al sushi, vai in bagno, le bacchette del porto. Io me le porto, non so. Che ho fatto? Così. Le bacchette della spizzi. The Forbidden Sticks. Poi dopo aver mangiato il pollo piccante, insomma, pure è divertente. Minchia. Altra domanda. Puoi sostituire l'erba con l'erba, il prato. Il prato con qualsiasi cosa. Cosa deve essere per forza una pianta? No. Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Sì. Per quanto costano in questo momento munizioni? Io stavo pensando a patate fritte. Però vabbè. Anch'io. Sotto la pioggia. Anche tu? Oh. Sotto la pioggia? No, le mie rimangono croccanti. Una mucchetta pelosa. Una mucchetta pelosa. Morbida, calda, riscaldata. Tipo i gattini che impastano. No, patate fritte. Patate fritte. Assolutamente. Una di quelle che poi... Cioè, le puoi sciacquare e rimangono patate fritte. No, ste cose strane che no, ma poi marciscono, no. Che sono ste cose? No, basta. Beh, abbiamo finito. Volevo aggiungere qualcosa per finire? Capezzoli! No, palle, Mattia.
Ah, fuck.